Non ci facciamo mancare niente, quest'anno siamo rimasti in 10 presto, in uno scontro diretto a questo momento del campionato non è il massimo della vita. Direi che abbiamo gestito e tenuto il campo con grande, grande ordine, equilibrio. Abbiamo aspettato il momento, l'episodio, perché non è che si potesse fare tanto di più. La Cavese è la squadra che ha messo in difficoltà quasi tutti in questo inizio di ritorno. Eppure oggi, a parte una volta, non che non si sia mai affacciata pericolosamente. Sì, forse due mischie nel secondo tempo alla fine, ma non abbiamo concesso praticamente niente. Il risultato giusto probabilmente era 0-0, però per una volta l'episodio è stato a nostro favore, ma direi che è un segnale buono anche per i nostri tifosi. Avevo detto a loro che la squadra è una squadra di ragazzi che tengono moltissimo al progetto, alla maglia, e oggi credo che abbiamo fatto una partita sangue e sudore come piace ai nostri tifosi, e credo che questa sia una vittoria non spartiacque, però è molto significativa. È diventata una missione per me, ci tengo troppo, amo troppo questa città, questa maglia, e non mi va di rimanere in quelle zone della classifica. Piacerebbe poter tirarmi fuori la svelta per poter vedere questi ragazzi giocare un po' sgombri mentalmente, cosa potrebbero fare.